Eccoci qua con un nuovo video! Yeah. Io sono Carita Doccia e la mia sorellina Nancy! Siamo qua nel mio canale YouTube per fare un nuovo video! Hi mai! Questi video che vi piacciono tantissimo, di domande e curiosità su di noi, dove vi sveliamo tutto, noi vi diciamo tutti i segreti inconfessabili! Non abbiamo segreti con voi! Se avete altre domande, hi mai, lasciatele nei commenti e guardate anche il video sul canale di Nancy, perché in contemporanea, come sapete, carichiamo sempre due video, uno sul mio canale e uno sul canale di Nancy, quindi praticamente il continuo con tante altre hai mai scabrose hot pot, uno sul canale di Nancy. Quindi appena finite di vedere questo video, volate sul canale di Nancy, guardate dove ci sono sempre io anche con Nancy sul canale di Nancy, e lasciate tanti like se vi piacciono. Esatto. Lasciate tanti like, stavo cadendo. Se vi piacciono i video, hai mai così ve ne facciamo tanti altri. Andiamo. Che okay. Siamo scemi oggi perché c'è il sole, siamo felici. Hai mai fatto il reggiseno del bikini a mare e sei rimasta in topless? No, vabbè, iniziamo proprio alla grande. Tutte le domande o sì o no, quindi yes, never, giusto? E sì, vabbè, diciamo in italiano, dai. Sì, no. Hai mai, sì, no, dai. Sei rimasta in topless? Ma sì, ovviamente. Io no. Tu no. Tu sì, stavi con me. Ma quando? Sì, quando ce l'avevo con quella nostra amica. A 10 anni c'avevo. No, avevamo 15 anni. E lo togliemmo, eravamo tutte amiche. Non e lo togliemmo. Sì, e lo togliemmo. E c'era anche Reggie che bruciava. Guardate che ero scavata su, era bruciata. Ma non me lo ricordavo. L'avevi tolta. Mi piace quando non ci sono, cioè su una spiaggia così, no, anche se tipo in Spagna, altri posti. Sì, però è normale. All'estero invece è normale. A me piace tipo se una spiaggia sono solo io, tipo così, allora ho preso il terrazzo, lo prendo sopra al balcone, ok. Altra domanda. Siete mai state bocciate ad un esame all'università? Bocciata all'università? No, no, mai bocciata all'esame all'università. Mai, facciamo schifo, siamo delle secchione. Però mai bocciate, mai. No, mai. Vabbè, siamo brave, dai, siamo brave. Hai mai dato la colpa ad un'altra persona per una cosa che non avevi fatto ma non ti volevi far beccare? No, sinceramente no. No, perché io sono sempre onesta. Quindi, a parte le bugie non le dico mai, ma mai incolperei un'altra persona, cioè io difendo tutti. Ma poi mamma invece no, io invece dico no perché mai mi farebbe beccare, perché sei malavita. No, a me dispiacerebbe troppo, dico la verità, quindi non ce la farei proprio con questo peso sulla coscienza, no. Oddio, tutte domande strane. Hai mai fatto un commento negativo su qualcuno in presenza di un suo familiare e quindi poi sei sprofondato dalla vergogna? Ah sì, che tipo ha detto qualcosa su qualcuno per la familiare di quella persona. Di quella persona, sì, queste figuracce le faccio io spesso. Io no, lei sempre le fa. Io le faccio spesso proprio. Bene. Oppure, ma anche se ci stiamo parlando tra di qualcuno, amici. Tra amici, ci vuole fare qualcosa di... Eccolo, magari un suo amico lo conosce, la figuraccia. No, guarda, ma non era vero, non volevo dire proprio così. Hai mai baciato un ragazzo che non ti piaceva? Io no. Ma sì, ma sei pessima. No, ma perché? Pessima. Cioè, non lo so tu, però a me non è che tutti i ragazzi mi piacciono. C'è sempre qualcosa che non mi piace. Vabbè, che non ti piace una cosa, ma proprio in generale è una persona che non ti piace. No, a me è capitato, tipo stavo ubriaca, l'ho baciato. Vabbè, mi piace pure. Vabbè. Hai mai detto una bugia ai tuoi genitori, però loro ti hanno scoperto subito? Sì, ovvio. Sì, quello sì. Le bugie ai genitori sì, perché quando ero più piccola, tipo per esempio facevo filone, le cose. Sangue di filone, loro mi chiamavano sempre. Sì. Oppure tipo fumavano. I genitori ti capiscono, cioè ti conoscono i genitori, quindi capiscono quando sì, menti. Sì, loro mi chiamavano sempre, un po' brutto. Hai mai litigato con tua sorella per cose gravi e non avete parlato per un po'? È un po' quanto? Per un po' tipo 2-3 giorni. No, mai. Al massimo no. 5 minuti. Al massimo 5 minuti, ma perché anche non io e lei abbiamo questa cosa. Anche se litigavamo, quando litigavamo, vabbè, mazzate, scecate. Sì. Però urla. Dopo 10 minuti io mi dimenticavo. Tipo per esempio, ma andavo a preparare la merenda. No, te la porto a me. E poi facevo, ma io sto litigando. Dimmi giù, sempre così mi succedeva. Cioè, volevo me, io volevo mantenere il puntiglio, però mi dimentico perché poi alla fine. Vabbè, pure io, siamo proprio così di natura. No, non teniamo il rancore noi. Fra di noi proprio zero, perché comunque ci amiamo troppo. Ah! Hai mai?
paura. Hai mai creduto di avere poteri soprannaturali? No. Io sì, almeno lo speravo da piccola. Tipo, voglio leggere nel pensiero. Oppure tipo, voglio far morire la gente. Col pensiero. Oppure lanciare le fiamme con gli occhi. No, vabbè, questa è la strega, io lo dico. No, io mai, perché a parte Laura. Io ne sogni, però sì, ne sogni. Hai visto? Mi lancio in volo. E poi è bellissimo, bello. Ne sogni. Hai mai ricevuto una proposta di matrimonio? Che bello. Proposta di matrimonio proprio no. Proprio proposta di matrimonio no. No. Però nel senso sì, progetti mi piacerebbe. Ma proposta, però no. La proposta per me, io voglio l'uomo si deve inginocchiare. Con l'anello mi deve dire. Già lo sa, no? Mi devi dire, già sai la domanda. Ah. Dimmi di sì e sarai la mia regina per tutta la vita. A me! Hai visto proprio un film romantico. Io credo molto nelle favole, nei film. Mi faccio proprio film elementari. Sì, sì. Hai mai fatto sesso a primo appuntamento? Appuntamento? Oddio. Ma come cazzo mette adesso? Sì. La Santarella, chi ci crede? Sì, sì, sì. Io è capitato poche volte, devo dire. Poche! Pochissime volte. Da dire che una cosa che non va fatta. Non fatela, ragazzi. Tutte le cose che fa Carita Dolce non le fate, ragazzi. Ve lo consiglio io. Statemi a sentire. No, ma quando una persona ti piace veramente molto, 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 non fatelo. Non fatelo, ragazze. Ma hai messo in atto una vendetta studiata nei minimi particolari contro chi se la meritava? Certo, wow, io sono vendicativa al massimo. Io pure, sì. Cioè, nel senso che, allora, lei fa la vendetta a freddo. Cioè, lei è malvagia, fa passare tempo, poi all'improvviso non viene... Zac! Ti ammazza. Io invece a caldo, io sono talmente istintiva. Sì, pazza. Io al momento sono capace di venire, ti buco il ruolo della macchina. Io non perco il telefono. Sì, tante cose abbiamo fatto che ennesimi. State attenti perché chi fa le male al media sono una strega, quindi avete 7 anni di disgrazia. Le maledizioni. Penso di rompere uno specchio, vi ho detto tutto. Hai mai mangiato così tanto da farti schifo da sola? Sì, più o meno quasi tutti i giorni. Sì, esatto. Un giorno, sì, più o meno sempre. Quindi vi ricordate il video degli snack americani? Ecco, quindi, abbiamo detto tutto. Oppure semplicemente io inizio quando andiamo al sushi. Sì. Perché perdiamo tutta la nostra dignità, ragazze. Siamo capaci di fare a volte 10-15 ore di lezione e superiamo tutti i Guinness primari. Oppure andiamo a mangiare la pizza. O comunque qualsiasi cosa mangiamo io e Nancy. Diamo sempre il meglio di noi. Quindi ci facciamo schifo da sole, esatto. Però non vomitiamo mai. No. Mai. Non è nella nostra abitudine vomitare. Noi proprio lo assimiliamo, proprio lo vogliamo proprio assimilare il cibo. Mal di stomaco per 2 giorni, ma sì. Cioè il cibo c'è. Sì. Hai mai? Hai mai fatto la pipì o la cacca in piscina? Aspetta. No, aspetta. La pipì? La pipì? Sì. Sì. Chi è che non anche l'ha se non va fatta la pipì nella piscina. Non si fa la pipì nella piscina. Io però se scappa. Che si è capitato qualche volta, ragazze, però devo dire pochissime volte, ho sempre paura che si formi, che si veda. No, poi per il fatto dell'aria calda. Dicevano che tipo si faceva un cerchio luminoso. Sì, appunto. Per non farla fare. Paura. Allora io ogni volta che la facevo dicevo, oddio, magari mi sgavolo, che figuraccia, mi giuro, anche se so che non è vero, c'ho sempre il timore. Però la cacca no, no dai, la cacca, no, dai, sei out. Dai, la perché cacca devi pannolino, no. Addirittura c'è chi la fa male. Ma come cavolo fate? No, la cacca no. La cacca è troppo una cosa schifosa, ma anche la pipì va fatta. No, a mare sì, però si può a mare. No, nemmeno, secondo ragazzi. No, non la fate, non ragazzi. Fatela solo nei capelli. Non la fate mai! Non la fate mai! Hai mai smesso di fare sport per più di un mese? No. Ma neanche per più di una settimana. Tu sì. Tante volte, che è da tutta la vita che faccio sport. Ah, no, più o meno però no, io mai. Un mese sì, in agosto. Tipo da quando vado in palestra, da qualche anno, non faccio mai. Me sì, agosto ho smesso per ma un mese no, una settimana. Io poi mi allenavo comunque. Anche in vacanza mi allenavo, Nancy invece una pigra. Ogni occasione buona per non fare sport. E ingrassare la porcella. Hai mai avuto dubbi sulla tua sessualità? No. Ma Nancy tutte no, io tutte sì. No. Io sì. Io devo dire sì, perché quando ero più piccola c'è stato proprio un periodo
ma non c'entro in cui proprio io non so perché, sai che avevo visto qualche film o qualcosa in cui io pensavo veramente di essere lesbica, giuro pensavo di essere lesbica. Perché comunque, non lo so, non mi piacevano i ragazzi, ero molto ribelle, quindi ero molto attratta dalle donne, quindi ho pensato questa cosa. Vabbè. Forse sono ancora, chissà. Perché oddio, sono molto femminista, amo molto le donne. E sì, perché mi piace molto stare in compagnia delle donne, piuttosto che degli uomini. Gli uomini, dopo un po' che ci sto assieme, Tipo pure a cena fuori così, mi rompono le palle, che sono tutti scemi, e invece la donna ci posso ragionare di più. Femminista forever. Hai mai mandato a fanculo uno più grande di te? L'ultima domanda. Sì, ma il fanculo sta bene su tutti, dai. Ragazze, sì. Sì, fanculo. Bip, metti bip. Bisogna dirlo e vaffanculo quando serve, bisogna dirlo. Perché ci sono alcune persone che lo meritano. Voi però non lo fate, abbiate sempre rispetto per le persone più grandi di voi. Mi raccomando, non fate quello che facciamo noi. No, non fatelo. Però se tipo una persona se lo merita, non lo fate. Non lo fate. Quindi questo è tutto, ragazzi, ma non è tutto, perché noi adesso continuiamo, perché abbiamo ancora una cinquantina di domande hi mai che abbiamo messo su Instagram. Porno! Che risponderemo nel video in continuo sul canale di Nancy. Noi continuiamo. Staccate e andate a vedere sul canale di Nancy il continuo. Metteteci un like se vi piace questo tipo di video, esatto, così ne facciamo altri. E facciamo altri e vi mandiamo un bacio. E ci vediamo di là. Ciao!